I vostri sogni sono il sogno di Dio. Monsignor Luigi Mansi, vescovo di Andria, ha incontrato i giovani della diocesi nella chiesa di San Domenico ad Andria per ascoltarli e conoscere le loro esigenze, le loro domande, ma soprattutto per offrire la vicinanza della chiesa nel loro percorso di crescita spirituale. Eccellenza, avete organizzato un incontro per capire che cosa si aspettano i giovani dal Natale e quindi lo scoprirete durante la serata. Però ha avuto già modo di incontrare i giovani in altre occasioni. I giovani di che cosa hanno bisogno oggi? I giovani hanno bisogno di riferimenti sicuri, forti, perché essendo giovani vivono l'età degli incantesimi, l'età caratterizzata dalla fragilità. Caratterizzata anche dalle incertezze tipiche dell'età. I giovani vanno verso il futuro, ma non sanno che futuro li aspetta e quindi viaggiano un po' a vista. Hanno bisogno di riferimenti forti, di accompagnatori che danno sicurezza, che li fanno sentire tranquilli perché c'è qualcuno che veglia su di loro e per loro e si affidano. E noi adulti, educatori nella fede, il compito di saper intercettare le domande più profonde che i giovani si portano nel cuore. Io ho previsto, ho voluto che in questi incontri ci fosse un momento dedicato alle domande, cioè i ragazzi saranno sollecitati a far domande, a chiedere qualcosa al vescovo. Una certezza però c'è ed è il fatto che i giovani ricerchino la spiritualità. Molto spesso però ricercano la spiritualità altrove, magari nelle filosofie orientali. Nelle filosofie orientali, in pratiche che estraneano dalla realtà, regalando momenti di euforia, di gioia irreale, aiutandoli quasi ad evadere dalla realtà. La fede invece li invita a non evadere, ma a trovare le risorse migliori in se stessi, perché ce l'hanno. E la prima risorsa è proprio la gioventù, è l'età dei sogni, l'età dei desideri belli, è l'età in cui c'è desiderio di futuro buono, no? E queste sono le loro risorse. E quindi noi abbiamo fiducia che facendo leva su questo, poi si lasciano aiutare nel momento in cui sanno di aver bisogno di aiuto, perché sono comunque giovani, non hanno tutte le esperienze della vita che li fanno essere sicuri, a volte sbandano, a volte prendono direzioni sbagliate, a volte sono incantati da messaggi che fanno apparire il mondo bello e facile. Annalisa, che cosa ti aspetti da questo Natale? Allora, innanzitutto maggiore speranza, perché ultimamente non c'è molta partecipazione nei ragazzi, quindi vorrei che fossero mossi da qualcosa, che avessero un sogno, una meta da inseguire. Non è la prima volta che tu incontri il vescovo della diocesi di Andria. Beh, incontrare il vescovo è una persona sempre da cui bisogna portare rispetto, una persona più grande di te, comunque. Però dopo la GMG è cambiata la mia opinione, è una persona qualunque, un sacerdote, non, niente di più, una persona veramente con cui puoi parlare, confidarti.